Il reparto di senologia del Veneziale rischia la chiusura in mattinata, sit-in di alcuni cittadini nel reparto di chirurgia per manifestare il proprio dissenso. Il volontariato è un punto fermo in Italia nei casi di emergenze e criticità. Sono numerose anche in Molise le associazioni in soccorso della popolazione. Successo di presenze a Macchia di Isernia per l'evento enogastronomico e culturale legato ai vini Tintilia e Montepulciano. Nella quarta giornata di andata per il calcio di Serie D, il Campobasso torna al successo contro la Vastese, pareggi per Vasto Girardi e per l'Agnonese. Buon pomeriggio dalla redazione giornalistica di TLT. In arrivo in Molise medici specialisti da parte dell'ASL di Andria per far fronte alla carenza del personale specializzato negli ospedali dell'azienda sanitaria regionale. Prende così il via la convenzione che prevede fino al prossimo 31 dicembre l'utilizzo di specialisti nelle branche di ostetricia, ginecologia e ortopedia. L'attività di consulenza, articolata in accessi settimanali, sarà effettuata dal personale al di fuori dell'orario di lavoro delle aziende di propria appartenenza. La chiusura del reparto di senologia è un controsenso perché la prevenzione del tumore della mammella si avvale di esami radiografici e di consulenze chirurgiche da eseguire in tempi molto rapidi. Delocalizzare il servizio a vantaggio del Cardarelli di Campobasso per i cittadini di Isernia sarebbe il risultato della politica accentratoria da parte del governatore Toma. Incontro ad Agnone sul tema del ruolo del volontariato nell'emergenza nazionale. Presente all'incontro anche Guido Bertolaso, ex capo della Protezione Civile, che ha evidenziato l'importanza del volontariato in Italia. Vediamo questo servizio. Dottor Bertolaso, un rapporto particolare con la Protezione Civile di Agnone? È bello questo rapporto che ho continuato a coltivare soprattutto con il mondo del volontariato. Noi sappiamo che la Protezione Civile in Italia è una squadra gigantesca, è molto articolata perché di fatto comprende tutte le istituzioni del nostro paese e anche tutta la società civile dovrebbe sentirsi partecipe della gestione di questo settore così cruciale per l'Italia. Ma soprattutto il mondo del volontariato è quello più genuino, è quello più autentico, no? È quello che lo fa per scelta personale, che non ha nessun ritorno di carattere economico e che invece paga spesso dei prezzi molto cari, perché il volontario ruba tempo alla famiglia, anche al lavoro, agli affetti, agli interessi, alle proprie anche attività, per dedicarsi agli altri facendo appunto il volontario di Protezione Civile. Quindi è proprio una missione nella quale c'è grandissima sintonia fra me e tutti quelli che fanno il volontario, e quindi qui ad Agnone abbiamo questa realtà bellissima che è un po' anche una eccellenza in questo territorio, e per cui essere qui a celebrare anche il 20° anniversario di questa organizzazione per me è solamente motivo di grande gioia e soddisfazione. Mario Petrecca, i complimenti di Guido Bertolaso per questa Protezione Civile di Agnone. Siete veramente una bella famiglia. Sì, noi siamo una bella famiglia e ringrazio innanzitutto i volontari di Agnone e zone limitrofe che fanno parte della nostra associazione e che ci lavorano, come ha detto il dottore, e tolgono tempo alle loro famiglie per dare il loro tempo alle persone malcapitate. Cerchiamo di fare le cose per bene e vogliamo un po' più di attenzione, ma non solo noi come associazione, tutte le associazioni del Molise, dalle istituzioni. Quanti siete? Noi ne siamo 64, comprendono medici, infermieri, soccorritori qualificati, facciamo dei corsi di aggiornamento e operiamo un po' su tutti i campi. Dove siete stati, insomma, gli interventi più importanti che hanno richiesto la vostra presenza? L'intervento maggiore è stato all'Aquila con il dottor Guido Bertolaso a Cagnano Amiterno, che abbiamo fatto 34.000 passi in 27 giorni, operativi una trentina di volontari a rotazione, gestivamo il comune di Cagnano Amiterno, ogni giorno prevavamo 1.300-1.400 passi giornalieri e abbiamo costruito tende, ci occupavamo della segreteria, un po' di tutto.
Nel nostro territorio le calamità alle quali avete dovuto porre rimedio? Sì, allora, il nostro territorio, il primo intervento è stato a San Giuliano di Puglia, dove Angelo, l'ultimo ragazzo, abbiamo tirato fuori insieme ai Vigili del Fuoco, eravamo lì noi presenti, e uno dei nostri si è accorto della presenza di questo ragazzo Angelo. Passiamo adesso alla cronaca. I carabinieri della compagnia di Campomarino in mattinata hanno salvato un cittadino originario di San Severo che aveva messo in atto un tentativo di suicidio. Alcuni passanti sulla statale 16 in prossimità del bivio per Campomarino Lido hanno notato un uomo che aveva posto una corda su un albero e l'altro capo posizionato sul collo. Allertati, i carabinieri sono prontamente intervenuti sul posto e hanno sventato l'insano gesto. E i carabinieri a Termoli, nel corso di un'operazione di prevenzione, hanno rinvenuto in un'autovettura alcune dosi di eroina, anche un bilancino di precisione e poi un coltello a serramanico. Nell'effettuare il sequestro, gli uomini della mobile hanno contestato che il materiale appartenesse ad un trentenne residente nel Basso Molise, ma nato nell'Europa orientale, che è stato quindi denunciato per possesso di droga e anche di armi. Inizia con il prologo di Caserta il percorso della Fondazione Neuromed per l'edizione di quest'anno della Notte dei Ricercatori. La loro missione è quella di avvicinare i cittadini svelando misteri e complessità per quanto riguarda appunto le problematiche della scienza. Ma vediamo questo servizio. La Fondazione Neuromed è impegnata anche quest'anno con l'iniziativa voluta dal Ministero della Salute della Notte dei Ricercatori. Il prologo a Caserta, in piazza, con l'obbligo di interessare i cittadini ed avvicinarli al mondo della scienza. La scienza ha sempre lavorato per la salute dei nostri cittadini. Le innovazioni in campo medico di questi ultimi 50 anni hanno portato un risultato assolutamente misurabile, che è l'allungamento della vita dei nostri cittadini, quindi è la qualità della vita dei cittadini. Ormai tante malattie che erano incurabili pochi anni fa, oggi fortunatamente le annoveriamo fra le malattie croniche, quelle che comunque possiamo gestire e portare avanti con una qualità della vita ottima. Quindi tutto questo è tutto merito di chi ci mette passione, di chi ci mette conoscenza, di chi ci mette la curiosità. E quindi arriva che la ricerca esca dal laboratorio, il ricercatore esca dal laboratorio e vada nelle piazze. I ricercatori Neuromed sono impegnati da oggi e per tutta la settimana a condividere le visioni scientifiche del futuro, incontrando scolaresche e tutti quei cittadini che vogliono visitare i laboratori di ricerca di Pozzilli. La ricerca del futuro è il futuro della ricerca. Questo è il messaggio di quest'anno che abbiamo scelto per attualizzare un progetto che è sfidante, Ritorno al futuro, il titolo che abbiamo dato all'intervento che è stato selezionato dalla Commissione europea per la celebrazione della Notte europea dei ricercatori. Con la DeLorean che è qui stasera con noi possiamo decidere se premere l'acceleratore sul passato e quindi tornare indietro senza investire in cultura e ricerca, oppure premere l'acceleratore verso il futuro e quindi garantirci il progresso. Noi puntiamo ad aumentare la consapevolezza dei cittadini sull'importanza della ricerca. Bisogna uscire dai centri di ricerca, dalle università, dalle aziende per coinvolgere direttamente la società civile e far comprendere che effettivamente senza investimenti in ricerca non c'è nessuna speranza di poter progredire. Questo è un paese dove bisogna assolutamente investire in ricerca. Tornerà domani mattina a riunirsi in via 4 novembre a Campobasso il Consiglio regionale. All'ordine del giorno 14 punti in agenda, tra questi l'aumento del costo dei biglietti e del trasporto pubblico, la riqualificazione turistica di Campitello Matese e la bonifica delle aree cosiddette contaminate. Entrambi i punti sono stati richiesti dalle minoranze. La dirigenza dell'associazione Comitato Protrignina Abruzzo e Molise invia una lettera aperta al prefetto di Campobasso dove chiede di bloccare la polizia municipale che sta intervenendo nel territorio di Montenero di Bisaccia attraverso un impianto Autovelox mobile situato sulla strada statale 16. La richiesta è motivata dal fatto che sull'arteria non è presente nessun segnale di avviso del controllo elettronico. Macchia di Isernia celebra la cultura vinicola con la 46esima edizione di Macchia di Vino.
L'evento ha regalato emozioni all'insegna di sapori e anche della tradizione. Vediamo questo servizio. Grande successo per l'evento enogastronomico dedicato al vino a Macchia di Sernia. La 46esima edizione di Macchia di Vino ha celebrato le qualità di una bevanda che affonda le sue radici nell'antica cultura agricola del Molise. Una 2 giorni che ha coinvolto i partecipanti in una passeggiata tra i sapori, ma fatta anche di premi, concorsi e storia, articolandosi dalla sfilata in costume dei bambini, quella dei carri allegorici e il pranzo tradizionale della domenica. L'inaugurazione dell'evento, nel Castello Baronale, ha permesso agli esperti di individuare le migliori tintiglie del Molise. Mentre, la sera, nel suggestivo centro storico cittadino, si è svolto il tour enogastronomico all'insegna del vino e della cucina tradizionale, il tutto accompagnato da musica dal vivo. A conclusione, nella giornata di domenica, spazio alla premiazione dei carri allegorici e alla musica dal vivo a Piazzetta Lemme. Un evento dedicato al vino a 360 gradi, dunque, fatto di sapori, cultura popolare e antiche tradizioni, ma con uno sguardo anche al futuro, con un invito ai giovani a riscoprire le qualità del mondo vinicolo. Domani, martedì, alle ore 19, a Morrone del Sannio si svolgerà nell'Abbazia di Santa Maria di Casalpiano una rassegna organistica sotto la direzione dei maestri Andreina Di Girolamo e Antonio Colasordo. Protagonista dell'evento è il maestro Luca Scandali. La CGIL organizza incontri di formazione per i docenti neoimmessi in ruolo. Obiettivo del corso è fornire ai nuovi insegnanti gli strumenti necessari per affrontare l'anno di formazione. Gli incontri si terranno il 24 e il 25 settembre alla sede della CGIL in via Mosca a Campobasso. Bene, adesso come ogni giorno cediamo volentieri la parola alle previsioni del tempo, vediamo cosa ci dicono. La gamma commerciale, tutta l'energia che ti serve, è in Viale Olanda nella zona industriale di San Salvo. Per vederci chiaro, Ottica De Siato, in via Estonia 41A a San Salvo e via Acqua Santi Anni 5 a Trivento. Debole nuvolosità oggi sul Molise, ampie schiarite dalla sera sulle due province. Le temperature odierne sono previste tra i 16 gradi di Campobasso e la massima di 26 a Isernia. Ventilazione dai quadranti sud-occidentali, quasi calmo il medio adriatico. Soleggiato domattina sulla regione, valori climatici in leggera flessione, venti da nord. Siamo nella pagina dello sport, si è svolto il 43esimo Memorial di Atletica Leggera Prospero Musacchio a Isernia, che ha visto la partecipazione di ben 8 rappresentative di varie regioni. L'evento è stato preceduto da un convegno organizzato dalla Neuromed riguardante le conseguenze psicofisiche di una specializzazione precoce. Relatori i professori Andreazzi ed Epifani. Domenica positiva per le formazioni di calcio molisane impegnate in Serie D. Andiamo a vedere i risultati e la classifica dopo 4 giornate. Vediamo. Fiuggi Matelica 1-1, San Marino Cattolica Recanatese 1-2, Chieti Olimpia Agnonese 0-0, Campobasso Vastese 1-0, Jesina Tolentino 1-1, Real Giulianova Montegiorgio 1-1, San Nicolò Notaresco Avezzano 2-0, San Giustese Porto Sant'Elpidio 1-1, Vasto Girardi Pineto 0-0. In testa la Recanatese a punteggio pieno 12 punti, San Nicolò Notaresco a 9, Chieti 8 punti, Porto Sant'Elpidio, Montegiorgio e Campobasso a 7, Vasto Girardi e Tolentino a 6 punti, Pineto, Matelica, Real Giulianova e San Giustese a 5, Vastese 4 punti, Jesina, Olimpia Agnonese e Fiuggi a 2, chiudono San Marino Cattolica e Avezzano ad 1 punto. Grande prestazione del Campobasso che nel corso della 4ª giornata si impone per 1-0 sulla Vastese.
Gli abruzzesi, dopo una partenza fulminea, devono però arrendersi alla squadra di Cudini che regala ai tifosi la prima vittoria casalinga. Vediamo questo filmato. La quarta di campionato di Serie D vede i padroni di casa del Campobasso scontrarsi con gli abruzzesi della Vastese. La giornata comincia all'insegna di un cielo grigio e di uno stadio interamente colorato di rosso-blu, data la decisione degli ultras avversari di disertare la partita a causa di restrizioni, secondo loro, troppo stringenti. La sfida parte in quarta, con gli abruzzesi che non si fanno attendere e passano subito all'offensiva. Ad un minuto dall'avvio, una progressione invita Palumbo a cercare lo specchio della porta molisana, ma il tiro finisce alto. Il Campobasso non è per nulla timido e dopo aver studiato l'avversario per qualche minuto parte al contrattacco con Mussetti che, favorito da un rimpallo al limite dell'area di rigore, si trova tutto solo davanti al portiere avversario. Il tiro non è eccelso e la Vastese si salva. Ma la squadra di Mister Cudini non demorde e pochi secondi dopo tenta un nuovo assalto che costringe gli avversari all'angolino. Candellori prova la conclusione dal limite, solo un palo gli nega la gioia del gol. Il finale del primo tempo conferma che il dominio del Campobasso è totale e se ne accorgono anche i tifosi, che mandano a riposo la squadra, a cui è mancato solo il gol, sotto scroscianti applausi. Il secondo tempo comincia da dove è finito il primo, con i molisani che escono dagli spogliatoi affamati e alla ricerca del gol. Gli ultras non devono attendere molto per far esplodere la gioia, perché al quarto minuto dalla ripresa un assist di Alessandro permette a Candellori di firmare l'1-0. La Vastese prova a rialzare la testa approfittando di un calcio di punizione dal limite dell'area, che si trasforma però in un nulla di fatto quando Palumbo spara a salve ben oltre la porta. I biancorossi non gettano la spugna e tornano all'attacco. Dos Santos salta i difensori rossoblu come birilli fino a trovarsi a tu per tu con Natale, costretto al miracolo per salvare la partita. Il finale è tutto all'insegna della tattica per i lupi, che chiudono bene gli spazi e concedono ben poco agli avversari, che ormai, stremati, intuiscono che non c'è più tempo. Il Campobasso vince in casa e si porta al sesto posto a quota 7 punti. Importante pareggio casalingo per Vasto Girardi, che ferma sulla parità il Pineto, incontro giocato sul Civitelle di Agnone. Vediamo. Pomeriggio coperto al Civitelle di Agnone, l'impianto che ospita Vasto Girardi in completo giallo e il Pineto, speculare il sistema di gioco adottato da Farina ed Epifani. Dinanzi a un buon pubblico dirige il traffico Alessio De Vincentis della sezione di Taranto. Le squadre non lesinano corse e raddoppi sul campo, ma i portieri sono inoperosi. Al 24esimo Massa approfitta di uno scivolone di Nespoli e si catapulta in avanti, destro a giro sul palo più lontano, difeso da Luglio. Il Vasto Girardi sta sul pezzo e risponde colpo su colpo ai quotati abruzzesi. Al 33esimo dalla mattonella, D'Angelo aggira la barriera, Luglio si salva con affanno. Appena un giro di lancette e gli ospiti tornano a graffiare, sventola di Bianciardi dalla media distanza. Luglio c'è, si rifugia in angolo con la mano di richiamo. Minuto 44, Petrone viene palesemente strattonato in area ospite, inutili le proteste dei molisani all'indirizzo della terna arbitrale. Termina 0-0 la prima frazione, più Pineto che Vasto Girardi al rientro negli spogliatoi. Farina ad inizio ripresa preferisce un centrocampista di rottura, di Lullo, per Chiere Mateng la punta di colore, impalpabile nella prima frazione. Il Vasto Girardi si sistema con il 4-4-2 e si dimostra subito più propositivo. Al nono Varsi scarica un destro tremendo. A salvare Sciba dalla capitolazione ci pensa il Legno. Applausi dalle gradinate. Risposta del Pineto, angolo di Acquadro. Prende l'ascensore centrale Pepe, stacco imperioso ma palla al lato. La partita è aperta a qualsiasi risultato, potrebbe essere un episodio ad indirizzarla in un verso o nell'altro. Il Pineto trova un varco in zona centrale a metà ripresa. Si infila Sarrizu, che elude anche l'uscita disperata del portiere di casa Luglio. Sinistro a porta vuota, spedito sulla traversa. È l'occasione più nitida creata dai ragazzi di Epifani. Il Vasto Girardi cala alla distanza e deve abbassare il baricentro. Il Pineto spinge con tutti gli effettivi. Finale al cardiopalmo, al minuto 43 i molisani allentano la pressione. Ruggeri si presenta sul calcio di punizione.
sarà di nuovo il legno a negare la gioia del vantaggio ai giallo-azzurri. Le squadre sono provate e sfilacciate. Dopo 4 minuti di recupero irrompete le righe, termina 0-0. Prova d'orgoglio dell'Olimpia Agnonese contro il Chieti, Granata, privi in panchina del tecnico Mauro Marinelli a causa di un malore, conquistano con merito anche un bel pareggio, vediamo. Una marea nero-verde a supporto della squadra di Grandoni, spettacolo in tribuna per spingere Camerlengo e compagni al Mariani Pavone di Pineto contro l'Olimpia Agnonese. Michael Traini mobilissimo in attacco, out Mancino, assistenza per Marzola che sfiora il vantaggio al primo affondo sostanzialmente del Chieti in attacco. Traini in tandem con Bruni che vince il ballottaggio con Bruschi, non al meglio della condizione. Minacori lo spunto che chiama in causa Pablo Acosta, decisivo nel frangente, Stefano Camerlengo ad opporsi sull'argentino, ma ecco l'episodio che può indirizzare il match. Frabotta interviene duro su Traini per Giacometti della sezione di Gubbio, non ci sono gli estremi per il calcio di rigore, proteste veementi, vibranti del Chieti che però nella fase centrale di prima frazione cinge d'assedio l'Olimpia Agnonese, l'imbeccata di Fantauzzi per la testa di Traini che non inquadra lo specchio, quindi l'occasione per Andrea Marzola in percussione, il prodigio da parte di Hamel Ed Mejiri, strepitoso l'estremo difensore altomolisano. Nella ripresa l'Olimpia Agnonese appare maggiormente organizzato, più lenta la manovra del Chieti, Viskovic dalla bandierina, Ivan Perkovic che trova la pronta risposta di Camerlengo, immagini di Galvano Coppa, ottimo lo spunto di Marco Vittiglio sulla catena di destra, palla per Matteo Milizia, stop di petto e girata davvero apprezzabile, buona la prestazione di Vittiglio costretto poi ad uscire per infortunio, fuori Bruni, dentro Bruce per il Chieti, staffetta tra i due, quindi ancora Traini sul primo palo a raccogliere l'invito di Panecasio, altra chance per i neroverdi, ma nel finale doppia occasione per i Granata, decisivo Brugaletta sulla linea, sulla conclusione a botta sicura di Conè e poi Geronimo Viskovic, argentino di chiare origini croate, per Acosta che sfiora il vantaggio, ma termina così, impatta Alessandro Grandoni, i teatini che sbarrano la porta per la prima volta in stagione a Pineto. Chieti 0, Olimpia Agnonese 0. Fuori pericolo il tecnico dell'Olimpia Agnonese Mauro Marinelli, che nella mattinata di ieri è stato trasportato all'ospedale Cardarelli a causa di un improvviso malore. Marinelli è stato operato d'urgenza per la rivascolarizzazione del muscolo cardiaco nel nosocomio di Contrada Tappino. Gli auguri di una pronta guarigione da parte della nostra redazione. Terza giornata di andata nei tornei regionali di eccellenza e di promozione. Vediamo i risultati e anche la classifica aggiornata. Alife Isernia 0-4, Baranello Pietramonte Corvino 4-1, Campobasso 1919, Agli e Campo di Pietra 1-4, Sesto Campano Gamba Tesa 4-1, Aurora Alto Casertano Venafro 0-2, Boiano Treppini Matese 2-3, Termoli Real Guglionesi 1-2, Roccasicura Comprensorio Vairano 0-0. In classifica in testa Treppini Matese 9 punti, a quota 7 Comprensorio Vairano, Roccasicura e Isernia 6 punti, Real Guglionesi, Termoli, Venafro, Agli e Campo di Pietra e Sesto Campano, a 4 punti il Baranello. 3 punti per Gamba Tesa, ad un punto Boiano, Pietramonte Corvino, chiudono ancora 0 Aurora Alto Casertano, Campobasso 1919 e Alife. Carovilli Biccari 2-1, Ripalimosani Trivento 4-1, Termoli San Pietro in Valle 4-1, Ala Fidelis Calena 3-1, Aurora Ururi Castel di Sangro 2-0, Cliternina Don Chissagnone 1-0, Fortore Torre Maggiore 0-3, Spinete Maronea 0-1, Volturnia Campomarino 4-0. In classifica Carovilli 9 punti assieme all'Aurora Ururi, a quota 6 Torre Maggiore Castel di Sangro, Ripalimosani, Ala Fidelis e Don Chissagnone, Maronea 5 punti, Volturnia, Termoli e Cliternina 4, Atletico San Pietro in Valle 3 punti, Trivento e Fortore a 2. Biccari, Spinete e Campomarino un punto, chiude la Calena a 0.
Il termolese Gianluigi Tavone è il nuovo allenatore della Chaminade Campobasso, formazione di calcio a 5 che si appresta a disputare il torneo di Serie B. Lo scorso anno Tavone ha allenato il Venafro, che ha terminato la stagione con un doppio secondo posto in campionato e Coppa Italia. In quelle precedenti è stato alla guida della Saracena e del Bonefro. La Chaminade il 5 ottobre si scenderà in campo per la prima giornata di campionato in Puglia a Ostuni. Per il pilota molisano Fabio Emanuele arriva dal Veneto un bel secondo posto nello slalom automobilistico Città di Este alle spalle di Andrea Grammatico. Nella penultima tappa del campionato italiano il driver della Campobasso Corse alla guida di una Usella offre l'ennesima prova di determinazione che gli permette di consolidare la prima posizione nella classifica generale del campionato slalom 2019 davanti a Salvatore Venanzio. Bene, era l'ultima notizia, vi ringrazio per essere stati con noi e l'appuntamento è per le prossime edizioni. Arrivederci.